l'annuncio delle nozze del figlio. Vedete la sorte dei profeti assimilata alla sorte dei discepoli di Gesù perseguitati. Ricorre qua, ricorre in Matteo 21-22 nell'accostamento di queste parabole, ricorre nel capitolo 23, versetti 34 e seguenti. In conclusione, le beatitudini non sono un quadro utopistico né un manifesto per ribaltare un ordine sociale ingiusto. Sono invece la Magna Carta del Regno dei Cieli, la conseguenza del Regno dei Cieli. I poveri sono beati perché il Regno dei Cieli si è avvicinato, e così tutte le altre categorie. Vengo al Padre Nostro. Vi ruberò qualche minuto, abbiate pazienza, però i testi sono enormi. Il Padre Nostro, lo vedete nella struttura che ho presentato qui, è ritenuto il centro di tutto il discorso della montagna. È contenuto in questa sezione di Matteo 6:1-18, che vedete messo in grassetto, che ho definito la giustizia interiorizzata. Mentre in Matteo 5:17-48 si parla della giustizia superiore, non Matteo 5:20, se non la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei. In Matteo 6:1-18 si parla di questa giustizia interiorizzata. Perché? Perché qui Gesù fa riferimento alle tre colonne della pietà giudaica, come a volte sono state definite da Stendhal, per esempio, che sono elemosina, preghiera, digiuno, e che Gesù, attenzione, non dice che sono sbagliate, ma che vanno vissute in una maniera differente, appunto interiorizzato, ho usato questa espressione tra virgolette. E il Padre Nostro è incastonato in questa sezione quando Gesù parla della preghiera. Quando pregate non fate come le rane, battalogheite significa questo, non gracchiate come le rane. Le nostre traduzioni dicono sprecate parole, ma il termine lì significa proprio il verso della rana, che credono di essere ascoltate a forza di parole. È la concezione pagana dei sacrifici. In antichità i sacrifici a cosa servivano? Dovevano piegare la divinità a fare quello che volevo io. E questa non è la concezione cristiana, e a volte questa è molto attuale. Pensate a quanta gente purtroppo, no, pensa alla preghiera così: io devo piegare la volontà di Dio. Ma vengo a un punto importante. Il Padre Nostro è la preghiera di Gesù, certo, ma attenzione, non è che Gesù se l'è inventata dal nulla. Gesù era un giudeo e pregava come tutti i giudei. Andava in sinagoga come tutti i giudei e recitava le preghiere giudaiche. Il Padre Nostro risente fortemente di questo influsso giudaico. Se io mi chiedo di scrivere una preghiera, o mi metto a scriverla io, la mia preghiera sarà influenzata dalla liturgia che noi celebriamo, dalle preghiere che noi facciamo quotidianamente magari. E così è stato per Gesù. Il Padre Nostro è questo. In particolare ci sono due preghiere giudaiche sullo sfondo del Padre Nostro che vi ho riportato. Avrei voluto leggerle, però le lascio un po' alla vostra lettura perché per ragioni di tempo. Ma se voi leggete la preghiera del Kaddish, con cui si concludeva la liturgia sinagogale del sabato, vi renderete conto che questa preghiera ha dato forma al Padre Nostro in diversi aspetti: la menzione della santificazione del nome, la richiesta che il regno di Dio venga. Vedete, non è che il regno dei cieli, il regno di Dio, come sto dicendo, Gesù l'ha inventato da lui, no, lo chiedevano già i giudei quando pregavano. Altrettanto significativi sono i contatti con la preghiera delle 18 benedizioni, anche qui ve le ho messe in grassetto. Vedete, Padre Nostro, attenzione qui a questa idea per cui noi cristiani siamo, Gesù è stato il primo a pregare, Gesù, a chiamare Gesù come padre. Questa è una falsità. Già nell'Antico Testamento, no, tu Signore sei nostro padre, Isaia 63-64, due volte lo dice.
Attenzione a qui, e già anche vedete la preghiera delle 18 benedizioni. Accordaci, o Padre nostro, perdonaci, Padre nostro, perché abbiamo peccato contro di te. Regna su noi, su di noi, tu solo. Ricompensa quelli che fanno la tua volontà. Vedete, è tutto il linguaggio, è tutto quello del Padre nostro, è tutto qua. Gesù fu un giudeo. La terza ricerca sul Gesù storico ha battuto su questo. E non dobbiamo mai, mai dimenticarlo. Trovate un commento poi a tutto il Padre nostro. Anche qui. Tengo insieme le prime tre richieste. Sapete che il Padre nostro è strutturato in 7 richieste. Le prime tre. Innanzitutto Padre nostro ci sarebbe già da dire in questo accostamento, no? Padre nostro richiama la dimensione della fraternità. È la preghiera dei discepoli che si sono fratelli fra di loro, vedete anche questa idea. Luca non ha nostro. Se voi prendete la versione lucana del Padre nostro, ha soltanto Padre. Perché è Matteo che lo inserisce qui. Perché per lui i discepoli di Gesù sono fratelli e lo ribadisce sempre. Che se ne incide anche un riferimento tipico matteano, rimanda alla dimensione trascendente di Dio. Vedete questo accostamento paradossale. Dio è colui che è trascendente, che è nei cieli, ma è allo stesso tempo colui a cui io posso rivolgermi chiamandolo Padre. Vedete questa compresenza questi due elementi. Ma vengo alle prime tre richieste. Vedete, anche nel testo greco emerge ancora di più. Se voi avete il testo greco davanti, le prime tre richieste sono costruite esattamente in parallelo. Agiasteto to onomasu, sia santificato il tuo nome. C'è un imperativo di terza persona, singolare, poi to onomasu, il tuo nome. Lo leggo tutto insieme in greco, così vedete anche agiasteto to onomasu. E il teto è basileiasu, geneteto to telemasu. Vedete, fa queste tre richieste, c'è anche un'assonanza forte. Perché? Perché anche queste tre richieste non sono tre richieste di cose differenti, sono tre richieste che esprimono, a mio parere, lo stesso contenuto. Che cos'è la santificazione del nome? Che cosa chiediamo noi quando santifichiamo il nome? Dio è già santo. Che senso ha allora chiedere che sia santificato il tuo nome? Quando noi chiediamo che Dio, che il nome di Dio sia santificato, a mio parere, non c'entra la bestemmia. Non c'è, esatto. Sì, no, non c'entra la bestemmia. Noi chiediamo che Dio santifichi il suo nome fra gli uomini. Ezechiele 36, Ezechiele 23, avete riportate qui le citazioni. Come Dio santifica il suo nome? Operando per la salvezza degli uomini. Così Dio santifica il suo nome, facendo vedere quello che è, giustamente mi suggerisce, lui è il santo. Ma allo stesso tempo, e qui c'è una profezia di Isaia, un passo di Isaia 29:13, dove si dice che gli israeliti santificheranno il mio nome. Si chiede che Dio intervenga, operi la sua salvezza, ma allo stesso tempo l'uomo può santificare il nome di Dio. Come? Vivendo secondo la sua volontà, secondo la Torah nell'Antico Testamento. In questo modo lui santifica il nome di Dio. Vedete questo aspetto, questo duplice aspetto. Dio santifica il suo nome anzitutto operando la sua salvezza, ma l'uomo può santificare il nome obbedendo a quella che è la volontà di Dio. E le altre due richieste vanno in questa stessa direzione. Venga il tuo regno. Il tuo regno che cos'è? È la salvezza di Dio. Dio, noi invochiamo che il regno di Dio venga, cioè che Dio si manifesti per quello che è, che Dio operi la sua salvezza. Ma allo stesso tempo l'uomo è chiamato a operare, lui anche, perché il regno di Dio possa manifestarsi. Similmente, sia fatta la tua volontà, allo stesso senso. Noi chiediamo che Dio realizzi la sua volontà di salvezza sul mondo, sugli uomini, sulla storia, ma allo stesso tempo noi siamo chiamati a fare la volontà. Matteo 7 lo dirà. Non chi dice Signore, Signore, 7:21, ma chi fa la volontà del Padre mio? Chi fa del Padre? L'uomo è chiamato a fare la volontà di Dio e in questo modo
collabora, possiamo dire. C'è questo Dio che deve fare, ma è l'uomo che deve fare. Vedete, le tre prime tre richieste del Padre Nostro dicono, a mio parere, la stessa cosa, in tre modi differenti. Diverse invece sono le altre quattro. Io dico 3/4, adesso vi spiego. Anzitutto la richiesta del pane necessario, io lo traduco così. Si tratta dell'unica richiesta in cui che non è introdotta dal verbo. Le altre richieste, se voi prendete il testo greco, nel testo italiano non si vede più, ma il testo greco direbbe alla lettera: il nostro pane necessario dacci oggi. Quindi c'è un'accentuazione, un'enfasi posta sul pane. Il pane rimanda a uno dei bisogni umani più essenziali. Il pane è qualificato come nostro, vedete anche qui, il nostro è il pane dei fratelli, non è il pane dell'egoismo, dell'indifferenza. Ed è tale perché è dono del Padre che lo dispensa per tutti i suoi figli. Qui la discussione in questa richiesta è sull'aggettivo epiusion, che c'è qua, che non ricorre mai altrove in tutta la letteratura greca, se non nei testi che dipendono dai Vangeli. L'ipotesi più probabile, a mio parere, è che epiusios derivi da epiusia, cioè per l'esistenza. Il pane necessario per vivere. Si tratta del pane necessario, quello che mangiamo tutti i giorni. D'altronde in Matteo 6:25-34, nel prosieguo del discorso della montagna, si farà riferimento alla provvidenza di Dio, no? C'è tutto quei bellissimi versetti sulla provvidenza. Qui, attenzione, a mio parere non c'è un riferimento esplicito all'Eucarestia. Questo verrà dopo nella patristica, dove il pane necessario diventerà l'Eucarestia, ma nel testo del Padre Nostro, nel suo significato originale, non c'è riferimento all'Eucarestia. Questo non significa che l'Eucarestia non è necessaria per la nostra vita di fede, non è questo il punto. Ma Gesù si riferisce al pane di cui abbiamo bisogno tutti i giorni per vivere. Vado avanti. Rimetti a noi i nostri debiti come abbiamo anche noi già rimesso ai nostri debitori. Ho già commentato questa espressione, questo legame tra la misericordia verticale che si riceve da Dio e la misericordia verso i fratelli, per cui non ritorno su questo. Vengo alle ultime parole: non farci entrare nella tentazione, perché ovviamente qui siamo davanti, ci riguarda da vicino a noi italiani, perché c'è stato il cambiamento della traduzione. Anzitutto, questa è l'espressione più controversa di tutto il Padre Nostro, a mio parere. Come può Dio indurre in tentazione? Prima noi dicevamo così, non indurci in tentazione. Se intendiamo Dio come causa e origine della tentazione, è evidente che è impossibile. Giacomo 1:13 lo dice chiaramente: Dio non tenta. Satana è il soggetto della tentazione, questo è chiaro, anche quando Gesù viene tentato da Satana nel deserto. Tuttavia Dio può permettere che l'uomo sia tentato, può permettere che l'uomo sia messo alla prova. Certo, Giobbe, se prendete i primi due capitoli di Giobbe, questo è evidente. Dio, Abramo, Genesi 22, giustamente. Nel Vangelo di Matteo, anche Gesù è tentato. Anche Gesù, anche Dio permette che lo stesso figlio, nel Vangelo di Matteo Satana dice: se sei figlio di Dio, lo tenta sempre là. È in questo senso che, anzitutto, dobbiamo tenere presente il discorso della tentazione. Attenzione al verbo che viene usato qua, eisphero, kai me eisenenkesemas eispeirasmon. Qui noi, l'ultima traduzione della CEI, io sono un po' più critico verso l'ultima traduzione della CEI rispetto a Giulio. Ha migliorato tante cose, ma a mio parere ha fatto dei disastri su altri passi. L'inno cristologico dei Filippesi,
oppure i leoni che sono miseri e affamati, che qualcuno mi dovrà spiegare. Certo, capisco perché è stato tradotto così, ma che cosa significhi che i leoni sono miseri e affamati nel Salmo 33? Qualcuno dovrà poi spiegarlo. Ma andiamo avanti, rimaniamo sul testo del Padre Nostro. Il verbo qui è eisfero, cioè portare dentro. Non è abbandonarci, non c'è leipo o cataleipo. Questa traduzione del Padre Nostro, a mio parere, per quanto poi dobbiamo pregarla, perché la Conferenza Episcopale l'ha adottata, normativa per la liturgia, d'accordissimo. Ma io sono fortemente, non solo io, penso tanti, non so la posizione di Giulio in merito, ma siamo fortemente critici. Non c'è l'idea di abbandono qua. Scusate, se Dio non ci induce alla tentazione, Dio ci può abbandonare nella tentazione? A mio parere è peggio di quella precedente, per certi versi. Quella precedente, indurci, era il ricalco della Vulgata di Girolamo, che traduce in Ducas, ma Girolamo sapeva bene cosa significava. Inducas, portare dentro. Induco. Non con la sfumatura negativa che noi diamo a induco, cioè indurre qualcuno verso qualcosa di male. Significa portare dentro. Qui l'idea di abbandono non c'è. Non c'è leipo, non c'è cataleipo. È una traduzione, a mio parere, scusate se non vado un po' forte, sbagliata. Questo non significa che non dobbiamo più pregare. La comunione ecclesiale è il bene sommo, insieme alla comunione con Dio. Per cui, no, bisogna. Però, a mio parere, è sbagliato. Non riflette il testo greco che abbiamo. È sbagliato anche sul piano concettuale, perché Dio non abbandona nella tentazione. Come non ci induce, neanche ci abbandona. Questo è sicuro, almeno penso che su questo possiamo essere d'accordo. E infatti questo significato, non farci entrare nella tentazione, cioè non permettere che noi entriamo nella tentazione, ma se proprio ci fai entrare, se tu permetti che ci fa di entrare nella tentazione, liberaci dal maligno, non dal male, ma dal maligno, tu poneros, a mio parere. O poneros rimanda sempre al maligno. Dove c'è riusai, riuo, strappaci, proprio nell'idea di strappare dalle mani. Se permetti che entriamo nella tentazione, come Dio può permettere che possiamo entrare nella tentazione, allora strappaci via, liberaci, riscattaci, riuo, anche questo significato, il significato del goel, del riscattatore, riscattaci dal maligno. Questo a mio parere è un po' il senso del Padre Nostro. Chiaramente ho dovuto fare una maratona, scusate se sono andato un po' rapidamente, se ho saltato, avete il testo. Per il discorso della montagna vi rimando allo studio di Dupont, è un po' datato, però è uno studio meraviglioso, a mio parere, si chiama Le Beatitudini, ma si estende un po' tutto il discorso della montagna. In bibliografia trovate altri riferimenti. Grazie della pazienza.